Ciao a tutti dallo stand di Moto.it ECMA. Siamo qui con John Baker, CEO di Vodafone Automotive. Vodafone è presente qui a ECMA, lo è stato anche in passato. L'anno scorso ha portato un dispositivo molto ricco di funzionalità, si chiamava Connected Bike. Quest'anno è ancora qui a ECMA con una cosa ancora più avanzata, visionaria. Chiediamo appunto a John Baker di spiegarci di cosa si tratta. Grazie per avermi. Quest'anno siamo qua per portare questa visione un step avanti. Vuol dire, l'anno scorso abbiamo parlato come si connesse le bike per fare sicurezza, safety e la connessione. Adesso parliamo come possiamo fare un step avanti con vehicle-to-vehicle communication, con la parte di business-oriented services e anche cosa facciamo per la sostenibilità. Abbiamo creato una visione al lato da un bike moderno e presentiamo un caso pratico in quello che facciamo, diciamo, un frame virtuale verso l'utente, e noi chiamiamo questo Augmented Riding Experience. Quindi un utilizzo delle potenzialità offerte dalla tecnologia della telecomunicazione legata alla mobilità. Prospettive molto interessanti legate a funzionalità, praticità e sicurezza, giusto? Sì, giusto. Questi sono i tre pillar fondamentali, ma si evolvono anche nuovi modelli di business di questo. Se parliamo di sicurezza, che è una cosa molto importante a cui teniamo molto anche noi, come può essere sfruttata questa nuova potenzialità tecnologica? Prima usiamo un sistema come tipico e-call. In quello sistema, quando detettiamo una situazione di crash o una situazione di eccellenza, mettiamo fuori un alert e questo alert verso la nostra piattaforma è trattato da un specialized call center, che dopo va in chiamato con la polizia, con l'ambulanza e tutto questo, come e-call. In più lavoriamo al incident prevention, vogliamo preventivo. Come facciamo? Con la tecnologia che abbiamo possiamo comunicare per altri oggetti. Vuol dire, quando hai un incrocio, viene una macchina che non è visibile per il bike, damiamo a warning a tutte e due parti. Certo, perché la connessione tra veicoli è uno dei passaggi cruciali in chiave sicurezza. Le aziende costruttrici stanno lavorando anche con dei consorzi per trovare dei linguaggi comuni, e un operatore come Vodafone impiantato in telefonia chiaramente può essere di grande aiuto in questo senso, giusto? Sì, sicuramente le case costruttrici fanno un fantastico lavoro. Quando io guardo l'ABS, nuovi sistemi di stabilizzazione, e l'ingegnere fa tutto possibile. Noi dobbiamo essere visto come fattore aggiunto e lavoriamo con quelli per darlo la nostra contribuzione. Oggi nessuno può far funzionare quello da solo. Quindi interconnessione non significa semplicemente poter accedere più facilmente al proprio smartphone o messaggiare, per esempio, ma avere delle funzioni utili alla sicurezza, utili alla ma anche persino manutenzione del veicolo. Assolutamente, pensiamo a un futuro che anche le funzionalità verso il tempo evolvono, vuol dire remote software update per fare una funzione aggiunto, remote diagnostics, ma anche usare per altri motivi di business, per esempio in congiunto con l'assicurazione, determinare situazioni di crash e tutto. Possiamo anche pensare di un futuro che abbiamo un software defined bike, in quelle nuove funzionalità sono vendute più energia, più horsepower al software. Bene, e noi Moto.it e anche da Automoto.it abbiamo lanciato una campagna contro l'uso e l'abuso dell'alcol alla guida. Naturalmente non c'è solamente quello come fattore di pericolo mentre si guida, ma sappiamo recentemente c'è un uso non corretto dei dispositivi telefonici, degli smartphone, per cui chiamiamo in causa a questo punto Vodafone come operatore per capire in che maniera si possono limitare questi pericoli di distrazione e anche educare gli utenti. Sì, primo devo dire, anche come Vodafone abbiamo una zero tolerance policy dell'uso del telefono all'interno della macchina. Zero tolerance. Non si fa perché è pericoloso.
l'uso del telefono diventa numero uno fattore RU-COST e le incidenti. Noi abbiamo fatto due cose: primo, un'iniziativa che posso supportare anche il telefonino, educative per capire quando uno usa il telefonino durante parte, e dammiamo punti. Quando uno usa tanto, le punti sono bassi, vuol dire, diciamo, tu sei un risky driver. Possiamo anche andare in una situazione bloccante, dire quando accede la macchina il telefonino non è accedibile, solo verso Bluetooth, speaker, ma lo schermo si ferma. Abbiamo anche al terzo pilastro, abbiamo anche lavorato con diversi associazioni e partner che hanno lo stesso idea, e questo mobile application che aiuta la stile di guida è disponibile anche per questo mercato. Ecco, quindi è possibile abbinare questo tipo di funzionamento, per esempio, al stile di guida, alle capacità di guida del pilota e quindi anche alle tariffe assicurative. Questo può diventare anche un vantaggio per l'utente? Assolutamente. La stile di guida, come si fa la velocità, l'accelerazione, cornering, e anche l'uso, il distrazione, no? Distrazione possono essere diverse cose, telefonino, guardare il radio, qualcosa, vuol dire noi vogliamo limitarle, vuol dire uno che si distratto meno, c'è un risk factor meno, paga meno. Ecco, e in un mondo in così rapida e importante evoluzione, che cosa ci possiamo aspettare nell'immediato futuro? Penso che prima vediamo un'accelerazione forte, vediamo che quello slow grow up che vediamo adesso, la parte che nuove tecnologie evolve, adesso va rapido. Perché? Perché sono nuovi modelli di business, sharing, nuovi scooter elettrico, diverse cose, e loro vanno già con questa tecnologia. Secondo, c'è un interesse pubblico, intelligenti città, riduzione del traffico, riduzione anche dell'incidente. Terzo fattore che crediamo in accelerazione, la tecnologia è disponibile adesso, non è una visione. Tutto quello che presentiamo oggi è fattibile, possiamo solo farlo e insieme con i partner, con le case costruttrici, con le assicurazioni, con il governo, facciamo funzionare. Bene, quindi delle prospettive estremamente interessanti e positive. Io ringrazio molto John Becker di essere stato con noi oggi e alla prossima. Grazie mille.